Ragazzi, popolo bellissimo, come state? Allora, oggi dovremmo fare lo scherzo a nonno su Minecraft. Non l'abbiamo mai fatto a lui, credo, in realtà. Poi dopo non lo so, non ne sono abbastanza sicuro. E devo spostare un attimo questo telefono, perché dovete sapere che io sono anche con una mia amica in chiamata. Se intanto la mia amica vuole parlare, beh, può... No, scherzo, cioè, nel senso, magari può... No... Volete vederla? Guarda, è proprio qua. No, dai, scherzo, non vi faccio vedere niente. Però vi faccio... Oh, caspiterina, è caduto tutto, ragazzi. Ah, però vi posso far vedere. Intanto sorride. E vi posso far vedere nonno. Allora, oggi faremo gli scherzi a nonno. Come facciamo questi scherzi? Qua c'è una cascata che... Potremmo teletrasportarlo nella cascata. E lui dice... Sono uscito dalla cascata. Tipo... Vabbè, avete visto quello che gli ho scritto? Stai qua, perché a lui a volte parte e se ne va via. Su Minecraft. Però è normale, no, che io mi innervosisca, perché lui tipo, ho detto, dobbiamo fare la vanilla di nuovo, ancora una volta dobbiamo fare la vanilla. E quindi gli ho detto questa cosa perché appunto gli dovevo fare lo scherzo. Poi ho detto, ok, allora me ne vado io a registrare il video da solo, così non mi rompi le scatole. E niente, adesso lui sta qua che pensa che io in realtà sto registrando un altro video in questo mondo, ma da un'altra parte. E quindi, come avete capito, no, tutta una situazione strana. Però se io adesso prendo le poison, per esempio, le poison splash potion, queste cose qua, e poi faccio questo mini gioco che nonno deve parlare, non si sa perché, caspiterina, cazzo, puzzparà. Praticamente niente, nonno, scaverei questo albero, perché praticamente, okay, voglio vedere bene come tu scavi gli alberi. Quanto sono bravo, va bene. Sì, mi muto un attimo, nonno, arrivo. Allora, ragazzi, ok, lui non ci dovrebbe sentire, però praticamente io ho messo questa anvil sopra, ma lui ha poca vita, io ne sono abbastanza sicuro, ha pochissima vita, quindi adesso vedrete che, insomma, no, vedremo tutti quanti, ok? Quindi arrivo, cioè nel senso, adesso mi smuto, ok, eccoci qua, no? Allora, nonno, sei pronto? Oi. Sei pronto? Vediamo un attimo, io ti sto cronometrando, come al solito, va bene, per queste scenette. Se non riesci, ovviamente usa un blocco e sta... Oh! Cosa? Cos'erano? Ma perché come... c'erano delle envy là sopra? Ma come hai fatto? Oh mio come Dio! Fatto? Come, vero? Oh mio Dio, mi spiace molto, te, nonno. Immagino, anche a me dispiace molto. Sto piangendo. Qua. Poi faccio whippere. Lui probabilmente inizierà già sicuramente a pensare... Questa cosa è molto strana, molto ambigua, molto pazzurda, molto scurreggiona. Tipo... E infatti adesso si sta guardando in giro. E sapete cosa faccio adesso? Io lo sposto. Pronto? Oh, salve. Salve, come va? No, sono morto. No, ma sei... Ma come hai fatto a morire, idiota? Non lo so come sono morto. Ma poi dove sono? Aiuto, sì, alla fine. No, guarda, non voglio sapere. Poi stai parlando basso. Cosa? Come no, ti sei permesso? No, ma mi tolgo degli schiaffi adesso, mi uccido. Ah! Sul sedere, però. Ti devi schiaffeggiare il sedere. Cosa è successo? Ti devi... Schiaffeggiati il sedere, forza, fammi sentire come... Ti... No, non so farmi, tolgo gli schiaffi in muso, semmai. Schiaffeggiati sto sedere, Ma quelli non sono schiaffi al sedere, quelli sono schiaffi... Cioè, batter le mani, so fare anch'io quello. No, no, non devi batter le mani, devi schiaffeggiarti il sedere, infatti, forza. No. Ma dai, ma che noiosone, cagone. Vabbè, comunque io sono qua in miniera, sto scavando, sto trovando un botto di diamanti, nonno, tu non sai. No, almeno te, io non trovo nulla. No, sì, esatto, cioè, ma perché tu sei appena entrato. Perché non ho neanche cominciato. Sì, vabbè, esatto, sì, praticamente. Poi sei già morto. Chissà cioè, come. Ma no, allora, mi sono avvelenato a caso. Ma proprio a caso. Ma non a caso. Non so neanche perché. Però a me spiace il fatto che tu non sai parlare. Cioè, hai questi problemi no, a volte. Infatti non so parlare. Concentrati! Non so concentrarmi. O faccio una sei cosa. Qui ed ora. Puzzone, cagone, Allora, sei qui ed ora, in questo momento, cosa stai facendo? No, non stai giocando. Sono in una miniera molto buia. Ok, concentrati sul parlare, allora. Cos'è che hai detto? Ma non sei pronto addosso? Arcas Brisprust Navarra Samrapri. È la lingua degli dei. No, è la lingua, un altro tipo di lingua. Perché guarda, ti starei dicendo tante di quelle cose brutte in una lingua mia, che però non esiste in realtà. Quindi, ancora hai parlato basso di nuovo. Ma dai, ma ogni video dobbiamo parlare così. Ogni video ti devo dire ad ogni mio amico, ragazzi, devo dire ogni video: ma parlate bene. Oh, ragazzi, cioè, è un marchio di fabbrica, non ho capito. Cioè, poi immagino che non sia un marchio di fabbrica, perché questa è una cosa un po' diffusa su YouTube, ma perché le persone non sanno parlare, Dio solo sa perché. Cioè, ci viene insegnato dall'inizio, dalla nascita, e non sanno parlare nel 2021. Ok. Aia, cosa è successo? Ma prendo da... Oh, aiuto, no, ci ho messo cuore, per favore, chi è? Dai, ma dov'è la strega?
Ma può essere, sai, mi che sta avvelenando gente. Ma dov'è che sei, scusami, no, che c'è la strega? Sono in miniera, ma non c'è niente. Ah, è perché probabilmente, esatto, c'è la strega, una roba di sto tipo. Devi stare attento, no? Ma poi guarda, ti potrei dire che a volte... No, io non so se posso dirtela questa cosa, nonno. Ma io prima ho notato tipo Aerobrain in miniera. No, dai, no, per favore. Sì, sì, ma infatti favore, io mi sono... Come fa venire gli spaventi, quelli brutti? Sì, 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 sì. Ma io mi sono spaventato troppo. No, perché... no, Dennis, dai, cosa è successo? Cosa? Cos'è che è successo? Sono dentro un coso di cobblestone, dai, no. Cosa... Ma cosa stai dicendo? Ma... No, 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 per favore. Cosa sta succedendo? Ma io non quitta. Dir... No, ma no, non quitta. Cioè, nel senso, aspetta, una cosa stai vedendo? Che io non ho capito cosa stai vedendo. Ero rinchiuso in un coso di cobblestone, una casetta di cobblestone bruttissima. Come? Ma chi ti ha rinchiuso? Ma io non lo so, però sto iniziando a sospettare. Non è che stai facendo cose. Ma allora, prima di tutto, cos'è successo? Perché sono morto? Cosa no. Ma perché, come hai fatto a morire? Cosa sta succedendo? Come, ma no, sei... io sto per... No, io sto... No, Alt F4 fa poco, No, non fare Alt F4, se no devo chiamare il ferro. Che il mio amico ferro poi dopo viene e... Ferro, no, no, il ferro, no, no, per favore. Poi dopo va in posti un po' oscuri. Vabbè, cosa? Insomma, sì, nel senso, nelle grotte su Minecraft. Ecco. Non solo su quelle su Minecraft, però anche nelle grotte più carnose, diciamo. Insomma, dimmi un po', a che punto stai tu nella... La mia amica mi ha tirato un'occhiata molto strana, comunque, ragazzi, dovete sapere. Ragazzi, in questo minigioco io sono mutato su TS, ovviamente, quindi nessuno mi può sentire, nessuno può parlare, io non posso sentire nessuno. E adesso trasporteremo il nonno nella lava, lui dovrà reagire, quindi praticamente dico mi invento una roba, che caspita ne so. Allora, nonno, cosa stavi parlando? Stavi parlando così basso, ma come ti permetti? Stavo parlando da solo. Stavo parlando da solo. Ma che idiota. Cioè, vabbè, allora, praticamente io ora devo teletrasportare, perché praticamente ho trovato un sacco di diamanti, quindi vorrei che anche tu riuscissi a prendere un po' di diamanti. Sì, 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 sì. Così magari mi trovo qualcosa. Grazie. Esatto, ma certo, sicuramente riuscirai a trovare qualcosa. Quindi voglio vedere un attimo la tua reazione riguardo ai diamanti, okay. No? Sei pronto? No. Come no? Sì, 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 dovresti essere pronto, anche perché poi... Vabbè, adesso sì, dai, sono pronto. Bene, 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 allora via. Molto bene, molto bene. Certo che laghi molto, comunque. Qua c'è il telefono che fa cose strane. Non esatto. So perché sta facendo queste robe. No, perché... Oh, sei morto, ma perché? Ma ancora perché una volta. Perché c'era della lava? Perché c'era della lava? Beh, perché me lo chiedi, scusa, come ti permetti di che... Oh! E perché non ero nella... Oh, come ti permetti di accusarmi di averti ucciso? Ma vai a quel paese. Quindi, comunque, queste robe le vedete solo nei video di Dunis, ragazzi. Cioè, nel senso, non mi pare che uno youtuber normale vi faccia vedere ste robe. Quindi, almeno non potete dire che ho copiato da qualcuno, perché non è vero, io non copio mai. Solo dagli americani. No, scherzo, scherzo. No, no. Mi dissocio, no, non è vero, non si fa, non si copia. Non dissociamoci, vabbè. Va bene. Non si copia, tranquillo. Cioè, nel senso, io faccio le cose, cerco di fare cose ovviamente originali. Poi a volte magari possono uscire, possono non uscire. A me spesso spero che escano, anche perché poi dopo a volte faccio proprio cose che non si vedono in giro, tipo i minigiochi su Minecraft, no? Che anche in questo video ci saranno. Oh, quindi spero che vi piacciono i minigiochi su Minecraft. Vi piacciono? Spero di sì. Quindi niente. No, dimmi un po' come sta procedendo il tutto. Sto scavando e sto prendendo danno, non so perché, cosa è successo, per favore basta, cosa sta succedendo che non c'è neanche un mob, non vedo un mob a pregare, sto prendendo danno. Ma no, non ho capito cosa stai dicendo. No, no, c'era un'accetta volante, c'era un'accetta volante, addirittura, no, 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 certo, bella no, presa no, per no, il sederino, guarda io... Io non ho parole, no? Di cosa hai fatto tu e di come tu ti sei permesso. Io ho parole, sinceramente. Quindi questo. allora, non ridere, sai? Non ridere, come ti sei permesso di ridere? No, non sto ridendo assolutamente. Ah, Aerobrain, mannaggia lui. Allora, io veramente sono sconvolto dal tuo comportamento da stravaccone. Io sono completamente sconvolto dal tuo atteggiamento da coglione. No, guarda, no, da. No, io no. Sono completamente offeso da te e dalla tua volantitudine. Che sei un volante, dai, della no, macchina. Quello che fa. Vroom. Allora, come ti sei permesso di ridere di Aerobrain? Come?
Perché aveva una forma un po' strana Herobrine. Ho messo una musica strana, scusate ragazzi. Allora, io non ti voglio più vedere, guarda. Non siamo più amici. Non siamo più amici. Vabbè. Ma cos'è? Ma cosa... Dai, no. Sì, cos'è? Come se non avessi capito cos'è. Allora, no, infatti ho capito benissimo. Niente, ragazzi, mi ha scoperto ovviamente perché ha visto il mio braccio. Vai a cagare. No, non ho visto il tuo braccio. Te lo dico bello tondo, bello chiaro. Sì, certo. Beh, esatto, sì, esatto. Io ho visto il mio braccio, tu mi hai visto tutto invece. Mi dissocio da quel che ho detto. Tutto, esatto. No, ci dissociamo entrambi. Quindi, ragazzi, niente. Fateci sapere se ci è piaciuto. Se ci è piaciuto a tutti questo video. A nonno è piaciuto particolarmente perché mi ha visto. Vabbè, è questo, vabbè, nel senso una reazione normale. Quando si vede Dunis, si vede un astro nel cielo, cioè una stella bellissima. Quindi è ovvio, a tutti piace Dunis. E quindi time set day, ricordatevi chiaramente, ragazzi, di lasciare like, commentare che nonno mi ha visto e commentare cosa ne pensate del fatto che mi hai visto. E quindi no ship ovviamente. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.